Questa fusione cosa comporta in termini di riduzione dei costi? Ma più che di riduzione dei costi, comporta certamente una velocizzazione dei servizi da dare al territorio, una ottimizzazione dei servizi. Attualmente abbiamo 7 consorzi dove i costi sono, per le imprese sono diversi in base ai consorzi di appartenenza, ma addirittura anche i contratti di lavoro dei lavoratori di un consorzio sono diversi rispetto ad un contratto di un altro consorzio, cioè non c'è una uniformità. Certamente si andrà verso una ottimizzazione. Non si avranno più i consigli di amministrazione, non si avranno più il discorso dei consigli, dei collegi sindacali. È una cosa importante, sia i direttori che i dipendenti dei consorzi industriali non rischiano nulla, quindi non è che vengono assolutamente, anzi vengono maggiormente valorizzati, maggiormente coinvolti. Una cosa voglio dire alla stampa è che un ritardo è stato dovuto anche da parte di alcuni ricorsi degli enti locali. Io mi auguro che le istituzioni e gli enti locali sul territorio prendano coscienza di quanto sta avvenendo e non procedono più a ricorsi che rallentano. La città di Vasto ha fatto ricorso insieme alla UIL, sono pubblici, questo ha rallentato anche di qualche mese questo processo. Devo dire che i commissari e i direttori hanno lavorato piuttosto professionalmente bene e anche piuttosto velocemente, considerato appunto il percorso della burocrazia. Sono stati individuati con un avviso pubblico i professionisti che materialmente procederanno alla fusione dei 7 consorzi. Sono 6 fusioni, perché il consorzio di Pescara Chieti viene messo in liquidazione, avrà un percorso diverso. Sono 6 fusioni e ogni fusione comporta un dispendio di energie anche di euro piuttosto importante. Abbiamo trovato anche questo le risorse finanziarie giuste per procedere alla fusione e verosimilmente hanno 6-7 mesi di tempo dal momento in cui viene conferito l'incarico, quindi ottobre, entro ottobre. Altri intoppi non ci dovrebbero essere, si procede alla fusione. Certamente mai la Regione Abruzzo è stata così vicina alla fusione, ad un unico contenitore importante per le aziende industriali.